cos'è il futurismo? Di quale periodo stiamo parlando e chi sono gli autori che aderiscono a questo movimento d'avanguardia? Vi sentite confusi? Sfrecciamo insieme alla scoperta delle 5 cose che dobbiamo assolutamente sapere sul futurismo. Numero 1. Innanzitutto, che cos'è il futurismo? Il futurismo è un movimento letterario, artistico e politico che si sviluppa in Italia tra il 1909 e il 1918 circa. Viene fondato ufficialmente con la pubblicazione il 20 febbraio 1909 del Manifesto del Futurismo sul quotidiano francese Figaro, da parte di Filippo Tommaso Marinetti. Il manifesto individua come obiettivo il rinnovamento della cultura e delle arti. Il futurismo è quindi un'avanguardia, cioè un movimento che vuole rompere con il passato e con i tradizionali modi di comunicare e fare arte. Ecco alcune parole chiave del manifesto. Velocità. I futuristi rifiutano la tradizione e tutto ciò che è immobile, statico. Con la loro arte vogliono trasmettere l'idea del movimento, del dinamismo che caratterizza la vita moderna e industriale, il cui simbolo sono le macchine. Aggressività. L'aggressività traspare dai movimenti esasperati, dall'esaltazione della potenza dell'individuo e dalla celebrazione della guerra come strumento per rinnovare il mondo. Il futurismo si scaglia contro il passato e le sue manifestazioni, contro le donne, in quanto simbolo di amore e sentimentalismo, contro la borghesia, che i futuristi vogliono provocare e mettere in ridicolo. I futuristi condividono l'ideologia nazionalista e militarista, e molti di loro aderiscono al fascismo. Individualismo. I futuristi rifiutano le forme di organizzazione politico-sindacale e ricercano la libertà assoluta dell'individuo. Sperimentano nuove tecniche per rivoluzionare la comunicazione artistica. Numero 2. Il manifesto del futurismo, apparso su Figaro, è solo il primo di una lunga serie di manifesti che precisano gli obiettivi del movimento. Il manifesto dei pittori futuristi e la pittura futurista, firmati da Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini. La scultura futurista di Boccioni. Il manifesto dei musicisti futuristi e la musica futurista di Francesco Balilla Pratella e l'arte dei rumori di Luigi Russolo. L'architettura futurista di Antonio Santelia, manifesti sul teatro e sul cinema, sulla moda, sull'arredamento e sulla cucina. È importante ricordare la pubblicazione nel 1912 del Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Marinetti. L'autore individua una serie di novità tecniche e stilistiche che rivoluzionano il modo di fare letteratura. Per Marinetti occorre distruggere la sintassi, usare i verbi all'infinito, accostare parole per analogia, abolendo i legami comparativi, come ad esempio in Uomo torpediniera o Donna golfo, sfruttare la polisemia e la capacità evocatrice delle parole, nonché la loro forma grafica, utilizzare in poesia il verso libero e le parole in libertà. Vanno ricordati anche Uccidiamo il chiaro di luna del 1909, Contro la sensibilità romantica e Contro Venezia passatista del 1910, che esorta alla distruzione della città di Venezia in quanto simbolo del passato. Contro l'amore e il parlamentarismo, compreso in Guerra, sola igiene del mondo del 1915, disprezza la donna e l'amore. 3. Guardiamo ora gli orientamenti politici dei futuristi. Nato a Milano grazie all'impegno di Marinetti, il futurismo conta inizialmente numerose adesioni e si diffonde in Italia e all'estero. Vi partecipano anche scrittori che appartengono ad altre tendenze artistiche, come ad esempio i poeti crepuscolari, Govoni e Palazzeschi. Il futurismo mette insieme artisti di diversi orientamenti politici, attratti dalla voglia di rinnovamento dell'arte che il movimento si pone come obiettivo e dal rifiuto del pubblico a cui le forme di comunicazione tradizionale si rivolgono. Il forte nazionalismo e la spinta interventista, però, creano delle spaccature. Palazzeschi, per esempio, abbandona il movimento nel 1914.
Nel primo dopoguerra, il futurismo è ancora apprezzato da artisti di sinistra per l'attacco antiborghese e l'individualismo anarchico espresso da Marinetti in Al di là del comunismo, del 1920. Nonostante questi presupposti, molti scrittori futuristi, in primis Marinetti, finiscono con l'aderire al fascismo. 4. Conosciamo meglio Filippo Tommaso Marinetti. Nasce nel 1876 ad Alessandria d'Egitto e muore nel 1944 a Bellagio, vicino Como. Frequenta il liceo a Parigi e si laurea in giurisprudenza a Genova. Comincia a scrivere in francese. Ricordiamo ad esempio la poesia Destruction, Distruzione, del 1904, e la commedia Le Roi Bombans, Il Re Baldoria, del 1905. Nel 1905 fonda a Milano la rivista internazionale Poesia. Nel 1909, come abbiamo già detto, scrive il Manifesto del Futurismo e nel 1912 il Manifesto della Letteratura Futurista, che sono solo due delle tante opere programmatiche con cui organizza e diffonde il movimento. Organizza incontri e iniziative che attirano l'attenzione e fanno scalpore, come le serate futuriste, che terminano spesso in rissa. È corrispondente di guerra in Libia e pubblica La battaglia di Tripoli nel 1912. Acceso interventista, prende parte alla Prima Guerra Mondiale. Il suo futurismo, intanto, perde lo slancio degli anni 10. Marinetti sostiene il fascismo fino all'ultimo. Nel 1929 è nominato Accademico d'Italia. Tra le sue poesie più note ricordiamo Zang Tum Tum, Adrianopoli 1912, del 1914, in cui sperimenta le parole in libertà. Per quanto riguarda la prosa, ricordiamo il romanzo in francese Ma Farca il futurista, del 1910, tradotto in italiano lo stesso anno. Il genere in cui raggiunge i migliori risultati è il teatro, che è fonte di ispirazione per l'avanguardia europea. Ricordiamo i manifesti Il teatro di varietà, del 1913, Il teatro futurista sintetico, del 1915, e Il teatro della sorpresa, del 1921. Il teatro futurista si caratterizza per l'assenza di trama e il disprezzo del pubblico, di cui si auspicava la partecipazione attiva. Ci siamo, manca solo il quinto e ultimo punto, una rapida carrellata sugli altri autori che aderiscono al movimento futurista. Abbiamo già citato Corrado Govoni e Aldo Palazzeschi, che sperimentano nuovi modi di utilizzare il linguaggio e comunicare. Tra i poeti occorre citare anche Enrico Cavacchioli e la sua raccolta del 1914 Cavalcando il sole. Paolo Buzzi e la sua raccolta del 1909 Aeroplani, Luciano Folgore, pseudonimo di Omero Vecchi, che scrive nel 1912 Il canto dei motori. Per la narrativa ricordiamo Bruno Corra, pseudonimo di Bruno Ginanni Corradini, e il suo romanzo del 1915 Sam Dan è morto. E il teatro? Il già citato Corra ed Emilio Settimelli, che collaborano anche con Marinetti per la stesura nel 1915 de Il teatro futurista sintetico. Visto? Siamo giunti alla fine in un lampo.